Sicuramente abbiamo registrato dalla parte dell'amministrazione ampia apertura a poter applicare delle deroghe nel rispetto di altre previsioni normative. Ministero dell'Istruzione, giornata di sciopero e manifestazione dell'ANIEF. Siamo qui con Chiara Cozzetto, segretaria generale del sindacato autonomo appunto ANIEF. Cozzetto, tra le varie questioni aperte che avete sollevato c'è sicuramente anche quella della mobilità del personale. C'è una contrattazione in atto, ci sono stati già alcuni incontri per il prossimo triennio. Qual è il punto della situazione? Sì, il tavolo è aperto per il contratto sulla mobilità, il punto cruciale è quello dei vincoli alla mobilità che noi come sindacato da sempre abbiamo combattuto, purtroppo i vincoli sono imposti dalla legge, l'impegno del nostro sindacato al tavolo è quello di riuscire in qualche modo a ampliare le deroghe già ottenute con la mobilità dello scorso anno, perché a nostro avviso non è possibile vincolare il lavoratore al luogo di lavoro per 3 anni impedendogli l'unità familiare, quindi l'impegno del nostro sindacato in questo momento al tavolo, oltre a risolvere una serie di problematiche sulle precedenze, sulla 104, sul diritto all'assistenza dei disabili, sulla possibilità del passaggio di ruolo per i docenti specializzati sostegno ma non abilitati sulla materia, sicuramente il nostro impegno adesso è quello di riuscire in qualche modo ad ampliare le deroghe per ottenere poi con un provvedimento legislativo l'abolizione completa di qualunque tipo di vincolo. Un'ultima domanda, qual è la posizione del Ministero? C'è un dialogo aperto? Secondo voi il Ministero può in qualche modo superare la legge che ricordiamo in particolare per i neoimmessi ruolo, prevede 3 anni di blocco appunto dal momento dell'immissione e cerchiamo anche di capire quali sono i tempi, questa trattativa quando dovrebbe concludersi e il nuovo contratto quando dovrebbe essere pubblicato? Abbiamo registrato sicuramente una grande apertura da parte dell'amministrazione a cercare di risolvere le varie problematiche che noi sindacati abbiamo posto al tavolo, purtroppo ovviamente non possiamo andare a scardinare completamente il vincolo che c'è per legge, sicuramente abbiamo registrato dalla parte dell'amministrazione ampia apertura a poter applicare delle deroghe nel rispetto di altre previsioni normative. Sicuramente abbiamo registrato dalla parte dell'amministrazione ampia apertura a poter applicare delle deroghe nel rispetto di altre previsioni normative. Contrattuale, l'idea è quella di terminare la trattativa entro il 30 di novembre per firmare e sottoscrivere poi un'ipotesi in modo anche da velocizzare i tempi per l'apertura delle procedure rivolte ai lavoratori, quindi lavorare delle domande non a scadenza come al solito quasi ad aprile, ma speriamo quest'anno insomma di avviare le procedure un po' prima. Grazie Chiara Cozzetto dell'ANIEF. Grazie a voi.